Un'osservazione condivisibile perché il risultato dell'anno scorso e anche forse 2 anni fa è maturato da un punto di vista numerico nella stessa maniera, ma nella sostanza, nell'espressione del gioco, della personalità e della forza di una squadra, mi sembra che non sia stato così oggi. Anzi, non mi sembra, sono certo che non sia stato così perché la partita l'abbiamo vista, il primo tempo la Roma è stata assolutamente all'altezza. Adesso dobbiamo abituarci all'idea di aver perso una partita e di averla persa duramente a Torino. Ci passerà la nottata e poi ripartiremo perché è una squadra che ha molte qualità per farlo. Ecco, la Juventus è appunto, per quanto riguarda lo scudetto, secondo lei è una partita chiusa? Per noi era chiusa fin dall'inizio perché non abbiamo mai nominato questa parola e non abbiamo mai invocato l'idea o perseguito l'idea dello scudetto, ma cominceremo da stasera perché abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con la Juve, quindi non vedo perché non poter parlare di scudetto. Pesante perché non è una squadra abituata alle sconfitte, quindi è stata così, è stato un momento, non voglio dire tragico, ma insomma che ha buttato la squadra in una certa sofferenza, ma che si risolverà già in nottata perché ripartiremo bene già da domani. Direttore, Juve padrona, è presto per dirlo o è comunque difficile andare a vendere questa squadra che in Italia ha questa sicurezza? Stasera la Juve è padrona perché c'è 8 punti di vantaggio su di noi e alcuni di più sulle altre squadre che contendono il titolo. Però credo che la stasera Roma si potrà iscrivere anche lei alla lotta per lo scudetto.